Buongiorno all'onorevole Silvia Costa, una domanda: come vede l'alternanza scuola-lavoro? Io sono una grande fautrice fin da quando ero assessore regionale alla formazione e istruzione della Regione Lazio e sono stata anche coordinatore di tutto il tavolo e devo dire che questo ha avuto in Italia un avvio un po' lento, penso agli iniziali corsi di istruzione e formazione professionale superiore, poi è diventato per esempio gli ITS, oggi abbiamo queste fondazioni di ITS che sono istruzione tecnica superiore, cioè in sostanza cosa manca in Italia? La pari dignità fra da un lato l'istruzione professionale e tecnica diciamo di base, l'integrazione con le altre opportunità di formazione e il sistema delle imprese e poi la verticalizzazione. Noi abbiamo oggi un dato che è molto eloquente: in Italia si laureano molti meno ragazzi di altri paesi, noi abbiamo un 27% contro il 37% della media europea, ma spesso queste non sono lauree negli altri paesi, ma come nel sistema tedesco, austriaco eccetera, sono i cosiddetti politecnici, cioè sono le scuole superiori tecniche e professionali. Allora la prima questione è di avere queste due gambe più alla pari, secondo l'alternanza dentro i percorsi, quello di cui si è finalmente attuato e attivato con la buona scuola, era una cosa che era stata preparata già nel tempo ma che non era stata ancora codificata. Mi fa molto piacere che si parli oggi di 400 ore di tirocinio obbligatorio in istituzione di formazione professionale e tecnica e di 200 nei licei. Questo direi che è un modello italiano, perché nella dual education tedesca non c'è per esempio questa possibilità. Poi noi abbiamo anche la tradizione delle passerelle, la possibilità di passare poi da un percorso a un altro e non di avere scelto a 13 anni il destino. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è fondamentale, però è fondamentale anche un'altra cosa: costruire quei paternariati, quelle alleanze della conoscenza fra istituti scolastici e professionali, imprese, sistema delle imprese, ricerca e anche laboratori. Ecco, credo che questa sia la prospettiva in cui muoversi. Ecco, proprio in quest'ottica, come vede il progetto Scuola Job, soprattutto alla luce della possibilità di avvicinare i giovani al mondo dei social media? Esattamente, ho visto questo progetto molto interessante, ho avuto un'informazione molto importante su questo, ve lo ritengo una best practice, come si dice in Europa, quindi è un progetto pilota che sta costruendo un modello e i modelli possono essere tanti. Questo è un modello interessante perché ha preso sul serio quello che dicevo all'inizio, e cioè di costruire da un lato, di realizzare quello che si chiama oggi in Europa lo spazio europeo dell'apprendimento permanente, che veda quindi una continuità formativa e non una separazione dei sistemi. Noi abbiamo un problema di avvicinare di più i percorsi, le competenze, le skills, no, come si dicono, della formazione ai requisiti richiesti dalle imprese. Non nel senso però, secondo me, solo ancillare. La scuola non è solo a servizio delle imprese, perché dovrebbe anche anticipare quelle competenze, ma è sulla interazione fra i sistemi che si capisce qual è il futuro anche delle competenze che servono. Quindi lo ritengo una buona esperienza. E poi perché è un'esperienza non italiana soltanto, ma europea. Questo gli dà una dimensione più alta.